Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi carrellata di cavi per ogni gusto, per ogni tipologia di connessione. Vediamo quali sono i pregi e i difetti, genericamente parlando, di questi cavi e daremo così un rapido sguardo a quelle che sono tutte le varie tecnologie di connessione video, ma anche audio. Che gioppo, che gioppo, che gioppo! Parto subito col dirvi che hanno tutti un costo che varia dai 3-4 euro fino ad un massimo di 12 circa nel momento in cui sto facendo questo video. Vi lascio ovviamente tutti i link per l'acquisto qua nella descrizione. Partiamo con un minimo di logica, ossia partendo dal primo cavo in ordine cronologico, quindi dal più vecchio. Questo è un cavo ad Y ed è uno sdoppiatore di vecchio stile. Perché vi dico vecchio? Perché ovviamente la connessione VGA ci ho messo 2 ore per rimpacchettare e risistemare tutti perché mi piace farli vedere precisi. Appunto, lo standard VGA è il più vecchio cronologicamente parlando. È uno standard ancora molto usato, soprattutto per i monitor senza grandi pretese, niente gaming, niente alte prestazioni, ma appunto è uno standard ancora largamente in uso. Basta pensare agli uffici, ai negozi, insomma, molti monitor, molte connessioni utilizzano ancora questo tipo di cavo. Ecco perché può essere utile, magari per un computer anche datato che non ha molte uscite video, utilizzare un cavo di questo tipo che di fatto è uno sdoppiatore. Vediamo qua, sono presenti anche le vitine per il fissaggio saldo, sono presenti ovviamente anche le femmine in questo caso per la connessione. Vediamo se riesco a metterla a fuoco. È un po' pigra oggi nella messa a fuoco. Comunque, in ogni caso, vedete, ci sono le femmine per fissare appunto i due cavi VGA di cui ovviamente dovrete essere muniti. Anche perché, come potete vedere, il cavo è molto corto. Ho cambiato l'illuminazione della postazione con dei LED, ma non sono ancora molto convinto che sia la luce ottimale. Ma insomma, lo scopriremo nel corso dei prossimi video. Il cavo in sé è corto, ma è molto spesso, ha tutto quello che deve avere, ma insomma, non è che si possa chiedere chissà cosa da un cavo di questo tipo. Può tornare utile in condizioni, diciamo, particolari. Comoda la presenza di un nastrino a velcro per legare i cavi, una cosa che io apprezzo perché sono un maniaco dell'ordine dei cavi. Procediamo poi con questo adattatore che è un adattatore da HDMI, no, scusatemi, da DisplayPort a DVI. O DVI, cioè sempre mi picchio un po' con la pronuncia tra l'italiano e l'inglese, anche perché spesso salta fuori una via di mezzo che è la cosa peggiore. Allora, le caratteristiche importanti di cui dovremmo tener conto sono riportate qua nella parte posteriore del pacchetto. Questi tre cavi hanno, vedete, una confezione in cartone, mentre gli altri due arrivano con delle buste che dovrete distruggere e tagliare appunto per utilizzare i cavi. Anche qua abbiamo un nastrino che ci permetterà di legarlo. Nella confezione non è contenuto null'altro se non appunto un fogliettino per la garanzia. Io non ho avuto nessun tipo di problema con nessuno di questi cavi e li ho provati fino ad un massimo di 2K a 60 Hz, perché appunto il mio monitor è un 2K. Ho provato questi cavi anche con il mio proiettore, non tutti, ma per esempio questo HDMI, poi ve ne parlerò a breve ovviamente, e non ho avuto alcun tipo di problemi. Quando scegliamo queste connessioni dobbiamo sempre tener conto di quello che stiamo cercando e di cosa abbiamo bisogno per non incappare in un cavo che poi per un motivo o per l'altro non soddisfa appunto le nostre necessità. In questo caso, per esempio, il connettore DVI è un connettore un po' vecchiotto, ma ancora molto in uso perché poi ne sono uscite diverse versioni. Come vedete, questa qua è una delle ultime perché contiene tutti i pin possibili. Ne esistono altre versioni con metà pin, 1, 2, metà appunto, o tutti i connettori, perché è in grado di portare ormai le versioni più recenti non solo il segnale video, ma anche il segnale audio. Mentre invece il DisplayPort è la connessione più recente, quella più potente, quella più buona per così dire. Quindi sicuramente nei prossimi mesi e anni quella che si diffonderà di più sarà ovviamente la DisplayPort, anche per un discorso di spazio, perché guardate quanto spazio occupa. E necessita un connettore, scusate, VGA e un connettore DVI o DVI, come dir si voglia. E quindi è chiaro che connettori più piccoli, l'HDMI prima e il DisplayPort dopo, hanno pensionato queste connessioni, che però sono ancora molto molto diffuse. In questo caso, questo cavo che utilizza queste due tipologie di connessioni è un cavo abbastanza buono perché supporta fino a 1920x1200 pixel, quindi ben oltre il 1080p,
e vedete è compatibile con il DVI 1.0. Sono un po' raffreddato, ma con questo tempo è difficile non esserlo. Quindi diciamo che riusciremo a soddisfare la maggior parte delle connessioni di casa, quindi dalla PlayStation al computer, soprattutto se appunto abbiamo un monitor che non è che abbia chissà quali prestazioni, non dovremo proiettare cose particolari, gaming spinta, insomma connessioni, per esempio penso a Netflix 4K su TV, diciamo moderne, che offrono appunto delle connessioni molto prestanti. È un cavo molto buono, il cavo vedete poi è abbastanza spesso, ho rivestito bene, tutto gommato, hanno come sempre, sono presenti i tappi antipolvere, insomma del cavo non c'è poi molto da dire, funziona bene ed è presente anche in diverse lunghezze, quindi in fase di acquisto potrete scegliere diverse lunghezze, 1 metro, 1,8 metri e forse arrivano anche a 2 metri se non erro. Passiamo poi al questo HDMI o HDMI, come dir si voglia, perché è forse quello che mi è piaciuto un pochino meno, per il solo motivo che il cavo è un po' meno spesso rispetto agli altri, quindi secondo me a lungo andare potrebbe dare qualche problema. È vero che questi cavi qua li piazzate, li collegate e poi a regola non li toccate più, però se si può avere un cavo più spesso chiaramente sempre meglio è. Però in linea di massima non c'è nulla poi da dire, perché è un cavo che comunque funziona bene. L'ho usato con il mio proiettore a 1080 60 frame, nessun problema, 60 Hz, nessun problema. Non ho potuto provare le connessioni 4K che vengono dichiarate come supportate, ma per il resto insomma è un cavo che va benissimo. Questo dovrebbe essere la versione da 1 metro, costa 5 euro, quindi insomma è un cavo preso bene. Insomma, potete stare tranquilli sotto questo punto di vista. Presente come sempre il laccetto per legarlo, e quello vi viene fornito in una bustina che dovete ovviamente tagliare. Poi c'è questo adattatore, che è un adattatore abbastanza intelligente per così dire, perché trasforma due delle connessioni più usate e più moderne. In questo caso la colorazione è bianca. Come vedete non manca nulla, perché il DisplayPort ha il supporto per il gancetto che permette di diciamo fissare in modo saldo la connessione all'interno appunto del connettore del monitor, della scheda video, presenti i tappi antipolvere, e il cavetto ovviamente è corto, ma è semplicemente un adattatore, quindi basta e avanza. E le particolarità di questo cavo è che sono compatibili con l'HDMI 1.4B, che arriva fino a 3 giga per secondo come velocità di connessione, supporta il 4K 2K a 30 Hz e il Full HD a 60 Hz, quindi attenzione sempre al tipo di uso che dovete fare dei vostri cavi, perché è inutile che comprate un buon monitor e un buon proiettore, poi per qualche motivo non scegliete il cavo giusto e vi ritrovate con delle prestazioni castrate o magari dei problemi. Per esempio il DisplayPort, se non state attenti, può avere il bug del pin dell'alimentazione. In questo caso non mi è successo, ma può succedere che a computer spento le vostre periferiche sono ancora alimentate, può essere un problema o del BIOS della scheda madre o addirittura del cavo DisplayPort che porta l'alimentazione direttamente dal monitor, e tramite quello voi magari non lo sapete, state lì ore e ore per cercare di capire cosa diavolo è successo, e può essere il cavo DisplayPort che appunto vi porta alimentazione alle vostre periferiche. L'ultimo cavo, lo associo per ultimo, è probabilmente il più banale, c'è forse meno da dire, è un pacchetto in realtà di due cavi disponibili in diverse configurazioni nella loro scatolina. Sono cavi USB di tipo C da un lato e USB classico dall'altro. Molto buoni questi cavi perché sono lunghi, di lunghezze diverse. Il cavo è di tipo telato, quindi bello anche al tatto, bello alla vista. Il connettore tra l'altro è molto sodo e il cavo è molto spesso. Raduniamo tutto per le conclusioni finali. Una volta che vi sarete assicurati delle caratteristiche che vengano appunto soddisfatte da tutti questi cavi in base alle vostre esigenze, l'unico interrogativo che è relativo sempre a questo tipo di prodotto è legato alla diciamo durabilità nel tempo. Ecco perché cerco sempre di guardare, cercare dei cavi che siano, che abbiano una qualità costruttiva buona e che abbiano dei cavi abbastanza spessi. Chiaramente io non vi posso assicurare che vi dureranno per sempre, ma in linea di massima non dovrebbero esserci grandi problemi. Vi lascio tutti i link per l'acquisto qua in descrizione. Sono Candy Cadaciapo, vi ringrazio come sempre per la visualizzazione. Se avete domande o qualsiasi tipo di curiosità, non esitate ad utilizzare i commenti qua sotto.
Iscrivetevi al nostro canale, lasciate un bel like e condividete il video se vi va. Ci vediamo alla prossima recensione.